dici quel giorno è stata una benedizione. Allora, chiariamo prima di tutto che giorno è, ci devi spiegare che cosa è successo e poi perché è una benedizione, perché è quello che colpisce tanto quando tu usi questa parola per indicare. Allora, quel 25 di maggio del 2011, in quella zona Selva Rega, a Lodi, stavo svolgendo un lavoro di abbattimento per una pianta enorme che qualcuno ha costruito una panchina per il calciatore e dopo questa panchina qua la pianta che c'era dietro c'era prima e questo dava fastidio e dopo mi hanno fatto tagliare in conto la mia volontà. E quel giorno lì è successo proprio questo incidente qua. Ma voi vedete che io la chiamo una benedizione perché quel giorno lì, in quel posto, è rimasta una persona e è rinata l'altra. Vi spiego perché. Perché quel giorno, per un istante, la mia vita si era spenta tutte le luci, le strade si sono chiuse, le porte si sono chiuse, il cielo è diventato piccolo. Però ti posso dire che due giorni dopo che sono arrivato a casa in preghiera con malecenza mi dicevo che succederà adesso, che cose cambiano, che cose si sentono, come farò adesso a guardare ai miei figli, come farò alle mie figlie quello che si è imparato, come riuscirò a fare le cose che facevo sempre. Ho detto, non fate nessuna domanda, lascia che le cose vengano assolutamente di me. E proprio lì, dove è nata proprio questa richiesta, ragazzi, che abbiamo tutti dentro, è nata lì la confidenza, l'amore a noi stessi, e dove scopriamo che siamo esseri umani, che abbiamo dei sentimenti, che abbiamo un cuore, e è proprio questo cuore che dobbiamo ascoltare, che ci trasmette attraverso delle immagini nel cervello che dobbiamo dopo materializzare. E proprio lì, io la chiamo la benedizione con questo, perché mi ha permesso di conoscere un'altra persona, mi ha permesso di essere molto più tranquillo, molto più riflettivo, mi ha dato più serenità, più forza, più coraggio, e sarà sempre per me questa una benedizione.